Siamo qui come ogni anno, il 19 luglio di ogni anno, per ricordare quello che accadde nel 1943, quando gli alleati, volendo interrompere la linea ferrotranviaria dello scalo di San Lorenzo, in realtà bombardarono case, scuole, ospedali e fecero morti, quelli che oggi potremmo chiamare danni collaterali. Fecero tantissimi morti tra vittime innocenti, bambini, donne, uomini, anziani. E li ricordiamo ogni anno. E l'Italia ha provato a ricordare, secondo me ha fatto una cosa eccelsa, ha provato a ricordare l'orrore della guerra quando nella Costituzione ha inserito ad esempio l'articolo 11, l'Italia ripudia la guerra. E questo noi lo dobbiamo ricordare sempre, perché noi ci troviamo qui, ci troviamo al Verano e ricordiamo i tanti morti della Seconda Guerra Mondiale in tanti luoghi di Roma. Però la guerra esiste ancora nel resto del mondo e i danni collaterali li fa ovunque, e avere la forza ogni volta di dire no, noi la guerra la ripudiamo, non la vogliamo, è un modo per onorare queste persone, per continuare a dire quelle persone non sono morte per nulla. Non vogliamo più che altre persone subiscano quello che è successo qui. Erano innocenti. Abbiamo sentito i numeri. 11.000 feriti, più di 4.000 morti. San Lorenzo è sicuramente il quartiere che ha pagato il prezzo più alto, ma ce ne sono altri. Il Nomentano, il Casilino. Ce ne sono altri che hanno pagato, e non solo per i bombardamenti. Noi abbiamo bisogno di ricordare, con questo condanniamo anche quel vile gesto che qualche giorno fa, l'altro ieri, ha danneggiato la stele che ricorda i morti. E chiaramente adesso ricostruiremo subito e ripareremo il danno. Non è così, non è facendo così che noi aiutiamo la nostra memoria, non è facendo così che noi onoriamo le persone che sono morte durante un bombardamento. Io invito tutti a curare la nostra città, a curare la memoria, a ricordare. E come dicevano prima, noi dobbiamo resistere, dobbiamo continuare a combattere ogni giorno affinché il seme della violenza non trovi terreno fertile in noi, non trovi terreno fertile in questa città, nonostante ci siano dei rigurgiti. Ogni giorno, nonostante le difficoltà che affrontiamo, ogni giorno dobbiamo dire no, quello è stato, non dobbiamo ripeterlo. Dobbiamo continuare a attuare la resistenza ogni giorno. E io vi ringrazio per essere qui e per lottare con noi. Grazie.